Amici del TAM, il Color e Barros, vittoria di Edil Color col punteggio di 9-5. Siamo qui col capitano di Edil Color, Davide Basciano. Allora Davide, per voi arriva una vittoria importante, tre punti pesanti in questo inizio di girone di ritorno. Ti chiedo un commento su questa gara. È stata una partita più complicata di quanto ci aspettavamo, anche perché non giochiamo ancora bene nei vari scambi, diciamo, e quindi dobbiamo ancora giocare per rientrare in questi meccanismi. Era importante, diciamo, fare parecchi gol, una differenza reti che può contare alla fine per i primi posti. Noi ci proviamo fino alla fine, sperando di andare meglio. Secondo te, arrivato a questo punto, quale può essere l'obiettivo di Edil Color, considerato il cammino del girone d'andata e questa vittoria alla prima di ritorno? Bisogna vedere i scontri diretti, cosa riusciamo a fare, dipende tutto da quelle. Se riusciamo a giocare meglio e a vincere i due scontri diretti, possiamo pure ambire a fare i primi due posti, ma secondo me è difficilissimo. Ti chiedo un'ultima cosa, siamo in pieno mercato TAM, la tua squadra si rinforzerà in questi giorni o rimarrete così? Rimaniamo questi qua fino alla fine. Ho creduto all'inizio in questa squadra e continuo a credere in questa squadra, quindi non abbiamo bisogno di rinforzi. Ok, ringraziamo Davide, lo salutiamo al prossimo match, grazie. Siamo con Perna di Barroso alla fine del match contro Edil Color. Allora Perna, per voi arriva una sconfitta quest'oggi, le chiedo un commento su questa partita da parte sua e da parte della sua squadra. Commento su un 9-5, c'è poco da commentare, erano più forti di noi, stavano meglio messi in campo, avevano più movimento, noi siamo una squadra abbozzata all'ultimo minuto, all'ultimo momento, per cui è lecito aspettarci una defaglianza del genere. Tra l'altro non è l'unica, ce ne sono state già in precedenza, siamo ultimi in classifica se non è, anche se la classifica io non la guardo mai, ma è sintomatico un punteggio del genere. Siete comunque penultimi in classifica, le chiedo, abbiamo visto giocare un paio di partite, si dà magari lei un giudizio sulle sue prestazioni personali? Io sono il più anziano di tutti quelli che stanno qua, ho 43 anni, per cui penso che per quello che sto fisicamente penso di stare ancora benino, perciò mi cimento ancora. Se avessi avuto soltanto l'accenno che non ce la potessi più fare, me la sarei già, avrei già appeso le scarpette. Ce la faccio ancora.
L'ultima cosa le chiedo. Non solo a calcio. Cioè, non solo a calcio. L'ultima cosa le chiedo un commento su questo torneo. Io so che lei fa l'allenatore di calcio. Sì. Insomma, si è potuto insomma, guardare anche le altre squadre. Che sì. ci può dare un commento sul livello tecnico, magari, di questo torneo? No, ma il livello tecnico è ben organizzato. Questo non è il primo anno. Vi siete ormai stabilizzato su un trend sicuramente positivo. È chiaro che io mi sono confrontato e ho visto qualcuno, tra l'altro anche qualcuno che gioca stasera. Si vede che sono tutti giocatori o ex giocatori. C'è qualcuno che come Russo qua che ha giocato con me, quindi lo conosco, per cui voglio dire il livello è bello alto. Tra l'altro anche in squadra mia abbiamo Illiano, abbiamo lo stesso Fabio Miraglia che giochicchiano, ecco. Non sono il massimo, ma giochicchiano. Ok, ringraziamo Mister Perna e lo salutiamo al prossimo match. Grazie. Buonasera. Grazie mille, buonasera.